Perché ha deciso di essere promotore della fonderia? Il bisogno è quello di rimettere insieme politica e cittadini. C'è stato per un lungo tempo un assottigliamento di quello che era un rapporto che invece è sempre stato necessario. In questi anni è mancato un laboratorio del genere, è mancato un appuntamento del genere. Non è un caso che peraltro abbia avuto tanto successo, perché se in un deserto metti una fontanella tutti cercano di andare a bere, e questa è l'unica fontanella di idee politiche che è stata messa all'interno di questo territorio. Abbiamo dimostrato che è una condizione molto attesa quella di poter discutere, di stare insieme, di vivere questa esperienza come una sorta di laboratorio politico. Penso che continuerà. Adesso si tratta di rimboccarsi le maniche, ma siamo assolutamente convinti che saremo in grado di farlo. Luigi De Magistris, dopo la condanna a Wainot, ha detto non mi dimetto, ha accusato i giudici dicendo appunto dovrebbero vergognarsi e dimettersi loro. Ci sono tre questioni. La prima è che una sentenza, seppure pesante, non c'entra nulla con il fatto che ci possa essere un riflesso sull'attività politica, se non per la stretta applicazione della legge. La seconda questione è che le affermazioni di De Magistris sono inaudite rispetto al fatto di aver accusato una parte della magistratura di essere criminale. Questo è un atteggiamento di scontro istituzionale che, indipendentemente da tutto, fa male. Fa male anche perché trascina la città, che è già molto provata da anni e anni di difficoltà, dentro una vicenda che è personale. Io rispetto l'imputato, il condannato in primo grado Luigi De Magistris, ma pretendo che la mia città, che Napoli, non venga messa dentro questo tritacarne. La terza questione è che probabilmente bisognerebbe sapere per quale motivo c'è ancora una maggioranza numerica che non è una maggioranza politica e che da molto tempo, vista le defezioni che ci sono state nella maggioranza che ha eletto De Magistris, non ci sono più numeri politicamente per andare avanti. Ci sono dei numeri che di volta in volta vengono rammendati come se fosse un puzzle rispetto ai quali si prosegue, ma questa è la più chiara evidenza di un fallimento di un progetto politico. Cosa pensa dell'atteggiamento del Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale? Ma il Partito Democratico nel suo complesso deve decidere politicamente di costruire l'alternativa. I consiglieri del Partito Democratico sono quattro, mi risulta che continuino a votare contro, semmai ci sono altri partiti che sono passati dall'opposizione in maggioranza, anche il mio ex partito mi risulta che abbia votato il bilancio, e trovo questo un comportamento irresponsabile rispetto ai destini della città.